Per il calcio di punizione a favore del Corbetta. Rossi, pallone alto sulla traversa di Seira. Leoni cerca la testa e la trova da parte di Marino. Aloe, ancora il numero 7 maglia rossa, che prova addirittura la conclusione. C'è la deviazione, sarà primo angolo per la Triestina, minuto 30. Cost to cost del Corbetta sull'asse Fossati Rossi. Ora Rossi che aspetta Razzini, va per la soluzione personale numero 10 del Corbetta e poi la conclusione diretta in porta da parte di Razzari con la sfera sul fondo, tiro pericoloso questo, 32esimo. Buona transizione questa per la Triestina, attenzione al gol! Attenzione al gol con l'inserimento da parte di Marino ed il destro sotto la traversa di Coviello, Triestina in vantaggio 37esimo. Attenzione alla ripartenza della Triestina, Marino che apparecchia per Saverino, la chiusura in uscita da parte di Coviello che è poi costretto anche a calciare fuori il pallone. Aloe, il pallone che arriva a lui, Aloe ancora, la doppia finta su Rumor, si propone Monterosso, capitano che torna sul destro, ancora il traversone, attenzione, il rimorchio con il mancino che però esce debole da parte di Santo Massimo, duplice fisico da parte del direttore di gara, dunque dopo 46 minuti e mezzo tutti negli spogliatoi per la pausa. A Corbetta la Triestina nella big match è avanti per una rete a zero, il sigillo al 37esimo del primo tempo da parte di Marino. La battuta di Maccarone che arriva in questo momento, Seira, ancora la possibilità da parte di Fossati di concludere, Seira nuovamente. Tutto pronto per il calcio di punizione di Maccarone, secondo palo, cerca il colpo di testa Rumor, non arriva l'impatto con il pallone. Allora apparecchia per Santo Massimo con il sinistro da parte del numero 10, palla fuori. La battuta che arriva in questo istante con il colpo di testa da parte di Franchi, alto sulla traversa dopo la uscita accennata da parte di Seira. Pallone recuperato dalla Triestina con Leoni. Aloe, anzi no, il pallone per il neoentrato Quatia che Coviello mura a un passo da 2-0. Razzari, il dribbling, azione personale, Razzari la mette dentro, Drenizza in caduta, pallone alto, diremmo che nel secondo tempo questa è una delle occasioni sicuramente più importanti creati dalla formazione di casa. Greggio, allarga per Gubert, cross che arriva in questo momento, poi il gol, la torsione di Benelli, palla dentro ed il pareggio del Corbetta che arriva al 49esimo e 25 secondi, 1-1 nel big match. E arriva adesso il fischio del direttore di gara, non cambia la capolista nel girone di prima categoria, 1-1 nel big match di Corbetta con la Triestina che aveva chiuso il primo tempo ed era arrivata addirittura al 49esimo in vantaggio per una rete a zero con il guizzo di Marino. Benelli al 49esimo e 25 secondi ha impattato e dunque nel big match finisce 1-1 tra Corbetta e Triestina con i padroni di casa dunque che mantengono un punto di vantaggio sulla formazione di Bestetti. Sì, assolutamente sì, diciamo che si è messa male la partita nel primo tempo perché
abbiamo preso un gol un po' così da distrazione, ecco. Abbiamo fatto una buona prima mezz'ora, dopodiché abbiamo preso questo gol e siamo andati un po' nel pallone. Poi effettivamente è stata una partita un po', come dire, un po' dura dal punto di vista del gioco, perché noi abbiamo cercato sempre la palla sopra senza giocare palla a terra, che è una cosa che di solito facciamo. Manteniamo un punto di vantaggio su di loro, che era quello che alla fine ci può soddisfare, ecco. Chiaro che a tutti piacerebbe vincere una partita del genere, però in questo caso ci permette di mantenerci primi, e per noi è una grande cosa. Io ho trovato una squadra che spesso quando è sotto pressione non riesce a reagire nel modo giusto, e evolversi così durante l'anno non è stato facile. Avere questo cambio di mentalità, questo cambio di passo non è stato facile. Oggi è una dimostrazione, abbiamo avuto il coraggio di crederci fino alla fine, e questo è anche indice del cambiamento che stiamo avendo e che abbiamo avuto in quest'anno. Pareggio colto davvero da grande squadra, nel senso di averci creduto fino alla fine. Sì, un pareggio che vale più di una vittoria sicuramente, direi quasi due vittorie, e siamo stati bravi a crederci fino alla fine e non mollare. Infatti il risultato è venuto proprio quasi allo scadere, abbiamo fatto gol e l'arbitro ha fischiato la fine, quindi siamo stati bravi a crederci proprio. Partita difficile. Molto difficile, loro hanno una buona squadra, una squadra che si chiudeva molto bene ed era abile nelle ripartenze. Infatti abbiamo subito gol in una situazione simile sulla ripartenza, e poi giustamente loro si sono chiusi molto bene. È stato difficile per noi trovare la chiave per arrivare a segnare, siamo stati bravi appunto a tenere duro fino alla fine, ecco. Sì, infatti, se avessimo perso questa partita sarebbe stato difficile poi rientrare in corsa, anche e soprattutto perché secondo me la testina avrebbe poi trovato delle motivazioni doppie, triple, e sarebbe stato difficile. Come ho detto prima, un pareggio che vale più di una vittoria sicuramente. Per quanto vi riguarda, anche il pubblico molto esigente. Sì, il pubblico di Corbetta è famoso per essere molto esigente, non bada solo al risultato ma anche al gioco, e quindi si aspetta sempre buon gioco e ottimi risultati.